farlo con le note. Guardo tutti quei babbei che si battono nei tornei. C'è chi perde e c'è chi vince, ma nessuno mi convince. Per loro sono il buffone, il buffone, il loro buffone. Per loro sono il buffone, il buffone di tutti loro. Cretino, che ho la testa di bubino. Per la corte son gli onori, per premiare i suoi ardori. Loro dicono non son degno di restare in questo regno. Per loro sono il buffone, il buffone, il loro buffone. Per loro sono il buffone, il buffone di tutti loro. Il re Artù ha sposato la bellissima regina Ginevra, ma ormai da 7 anni non pensa ad altro che a tornei e a duelli. Tutto il suo tempo è dedicato a combattere. I cavalieri della tavola rotonda non sono da meno, sono solamente una massa di babbei, perché anche loro non fanno altro che pensare ai tornei. Io per loro non sono degno di restare in questo regno. Per loro sono il buffone, il buffone, il loro buffone. Per loro sono il buffone, il buffone. I personaggi che voi vedrete in questo film per me sono degli sciocchi. Soltanto io posso dimostrare come la tavola rotonda sia la tavola degli sciocchi. Ma andiamo avanti, sì. Adesso sta per cominciare la nostra storia. Graziosa damigella, non trovi? Non sei d'accordo con me, Oliver? Bene. Che si inizi! Avanti, Oliver! Su, vai! Lanci il lotto, sei il più forte! Nel vostro tè. Dai qui, fammi vedere. Oh, oh, sono proprio dei bastardi. Ma quando la finiranno di fare questo chiasso? Sarebbe saggio chiedere a Sua Maestà di non fare tornei sotto la vostra finestra. Oh, Artù è talmente preso dal suo cavallo che non si ricorda che esisto. L'ultima volta che mi ha rivolto la parola è stato l'autunno scorso. Oh, mio Dio! Deve essere molto triste, Vostra Maestà. Che dici, triste? È molto peggio. Tu non ricordi l'ultima volta che mi ha dato un bacio? Certo che lo ricordo! È stato un evento importante, perfino il prete l'ha annunciato pubblicamente. I bambini non sono andati a scuola. E hanno ricevuto anche dei dolci. No, questo non me lo ricordo, Peggy. Forse avrei dovuto comportarmi diversamente, ma ormai cosa posso fare? Sono innamorata di quella testa di legno. E a dire la verità, non c'è un altro uomo nella corte che lo eguagli. Che cosa posso fare? Beh, a dire la verità, Vostra Altezza, c'è un altro uomo. A chi stai pensando? Ecco, per esempio,
Io penso all'Ancillotto. Chi è? Quello con la testa a palla? No, e quello è Sir Gavin. Allora vuoi dire quello con le gambe a X e col pancione? No, 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 quello è Sir Kay. L'Ancillotto è davvero il più bello di tutti e ha dei capelli biondi bellissimi. Oh, ma sì, è quello con gli occhi chiari. I suoi occhi sono limpidi, come il cielo a primavera. A primavera? Diciamo che hanno il colore della nebbia. Non sono d'accordo. Ah, finalmente quelli devono aver terminato. Vai a controllare. Oh, non è possibile, non li sopporto. Ehi, Artù, perché non avverti che è vietato gettare le teiere dalle finestre? È molto pericoloso combattere con tutti questi cocci sparsi in terra. D'accordo, d'accordo, ci penserò io. E come vanno le cose? Ancora un po' di tempo e sistemerò gli ultimi particolari. Non ce n'è bisogno, tu sei il più forte, hai vinto, a meno che non voglia combattere ancora. Con molto piacere. Ferma le maree il tempo, ma adesso vediamo cosa succede in campo. Sir Bistek, il grande macellaio, eroe della Scozia! Evviva, evviva! Evviva! Scommetto il mio regno che vince l'Ancillotto. Scommetti, Gavin? Certo che scommetto, Re Artù. L'Ancillotto non vincerà. Eccolo lì il vincitore! Lunga vita all'Ancillotto! Hip hip, urrà! Mia regina. Questo lo so, ma per quale motivo? Perché ho dimenticato il mago Merlino. Il mago Merlino? Potrebbe avere una pozione magica per il vostro problema. Come? Dovrei usare la magia per avere l'amore di Re Artù. Mm-hmm. No, Peggy. Non commetterò mai un tale misfatto. Thank you.
casa? Una lettera per me? Sei arrivata proprio al momento giusto. Ero in procinto di partire per l'India. Se fossi arrivata un minuto più tardi avresti trovato la casa vuota. Ah, è di Ginevra. Accidenti, non mi dà mai un momento di pace. Caro Mago Merlino, sono nei guai. Con una lettera di risposta mandami un filtro d'amore molto forte col quale possa riconquistare il cuore di Re Artù. Pensa che l'ultimo bacio l'ho ricevuto l'autunno scorso. Sono nelle tue mani. Ginevra, le donne. Vogliono sempre qualcosa di straordinario. Ora, Ginevra mi chiede una pozione d'amore. Pozione d'amore! E certo, ne ho proprio una che fa al caso suo, vediamo. Non ricordo dove ho messo il libro. Ah, eccolo qua. Molto bene. Vediamo un po' che cosa c'è in questa formula magica per il filtro d'amore che Ginevra mi chiede. Il Maharaja Shapramutra voleva avere un erede, un elefantino dal vecchio suo amato elefante, eroe di tante battaglie, eccetera, eccetera. Vediamo. La commissione dei maghi di corte al gran completo preparò la seguente mistura per alzare l'interesse dell'elefante guerriero nei confronti della moglie che trascurava da lungo tempo. Oh, sembra che faccia il caso mio. 5 uova di pernice ben sbattute per molto tempo, poi girarle attentamente con dei peli di capra nera, sì, ma certo, e questo è il filtro per far bruciare di nuovo il fuoco dell'amore. Ora lo devo versare, poi accendere la fiamma. Ecco, già comincia a bollire. Molto bene. Funziona. È tutto in movimento. Ah, che meraviglia! Perfetto, però mancano ancora le parole magiche del Mago Merlino. Venite qui. Ecco qua. Ante apud adversus ablativus absolutus. Filtro magico, fai quello che devi fare, falli impazzire tutti. Ritz, Ratz, Rutz. Non è stupendo? No, tu non ce la puoi fare. Pelicano! Signore. Devi andare a Camelot da Ginevra. Devi consegnarlo nelle mani della regina, capito? Nelle sue mani. Posta aerea. E vola. Adesso vola e fai presto, mi raccomando. Via! Vola!
Ma che fai? Ho detto posta aereo! Accidenti! Ma che modi sono questi? Ho capito, parto, volo, volo! Ma cosa sarà successo al mago Merlino? Sta calando la notte. Chi è? Il pellicano, vostra maestà. Ma io non ho ordinato un pellicano. Oh, ma certo, Merlino! È lui che mi manda la pozione! È davvero molto strano. Io sono una principessa sotto incantesimo. Potrei raccontare la mia triste storia, vostra maestà. Lo racconterai un'altra volta, pellicano. Ora puoi anche andare, messaggero. Devo riscuotere la tassa per la consegna. Ma certo, pensaci tu, Peggy. Ma è stata una consegna speciale per via aerea. Porta i miei ringraziamenti al mago Merlino. Vai ora. Oh, certo, maestà. Ma ora devo fare un lungo viaggio. Glieli porterò al mio ritorno dall'India. Ora leggo le istruzioni per l'uso. Cuocere un pasticcio e mescolare una goccia di pozione magica. Decorare la superficie del pasticcio con prugne di cornovaglia. Formare la prima lettera del vostro nome, che è la G. Come? Quel rimbambito di mago Merlino crede forse che sia tanto stupida? Far mangiare il pasticcio alla persona amata. L'effetto magico della pozione si manifesterà ogni qualvolta egli vedrà oppure sentirà la prima lettera del vostro nome. Solo una goccia, vostra maestà. Lascia fare a me. Io so quello che faccio. Oh! Qualcuno di voi ha forse una storia da raccontare mentre siamo seduti attorno alla tavola rotonda per rallegrare le nostre menti esauste dal combattimento, ma mi raccomando, deve contenere una morale che simboleggi tutta la saggezza oltre che la purezza del cavalierato. Mi viene in mente la storia di quei due negri che viaggiavano nel deserto con un... Raccontata! Ascolta, buon cavaliere, lo scopo non è il divertimento, ma il miglioramento delle nostre anime, mi pare chiaro. Allora vi racconto la storia di quel membro della guardia al quale gli facevano male i denti, poverino. Fu fatto prigioniero e gli tagliarono la testa. E gli passò il dolore. Avanti, smettila. Altrimenti, Sergei, assaggerai la punta della mia spada. Non ne possiamo più di questa storia. I cavalieri raccontano della loro gloria. Non sanno che a Re Artù piace la sua storia. Proprio così. Visto che voi siete così scurrili e monotoni, non resta che raccontarvi di un'avventura che mi è capitata tempo fa, quando vagavo in solitudine nella foresta del Northumberland. Bene, vogliamo sentire? Sì, vogliamo sentire questa storia. Tanto racconta sempre le stesse cose. Ora vediamo, da dove comincio? Se non ricordo male, deve essere accaduto intorno agli anni 60. Sì, hai ragione. Ve l'ho detto io, forse? Sì, bene, fu qualcosa di drammatico. Il temporale imperversava. Le forze della natura combattevano implacabili. Nel luogo dove il precipizio di Larnock taglia il sentiero e un tronco d'albero fa da ponte, un vecchio mercante combatteva per non soccombere alle forze della natura. Il vento soffiava terribile e il povero uomo disperatamente si aggrappava ad ogni cosa pur di resistere a quella bufera. Le sue disgrazie non finivano lì. Un orso affamato l'attendeva alla fine del tronco. Il povero vecchio era terrorizzato e col terrore che lo attanagliava provò a tornare indietro quando un fulmine cadde proprio sul tronco. Il legno prese fuoco nel fondo del baratro. L'acqua ribolliva minacciosa. Di qua il fuoco e dall'altra parte apparve un feroce leone. Ma non era un orso?
Diciamo che era un orso. Il mercante disperato cercava di mettere in salvo il suo bambino. C'era stata la moglie. Cosa? Che c'entra la moglie? Quando un uomo è troppo vecchio non può avere bambini. Che cosa c'entra? Potrebbero averne adottato uno. Va bene, d'accordo. Diciamo pure che è così. L'uomo alzò le braccia al cielo implorando aiuto. Vi chiedo scusa. Se aveva le braccia alzate, dove diavolo era il bambino? Lo mise nelle sue tasche. Mi sembra logico. Allora presi coraggio e mi feci avanti io. Aggredì la belva con tutta la forza che avevo. Scusatemi, ma non è molto chiaro. Come sarebbe a dire che non è chiaro? Da quello che ho capito, voi eravate dall'altra parte del tronco. Non vi era possibile camminare e andare incontro all'orso, secondo me, perché da un lato c'erano le fiamme che ardevano e in mezzo si trovava il povero mercante, giusto? Che cosa sei, un drammaturgo, forse? Se non la smetti di fare domande, ti faccio a pezzi. E questo giullare mi fa impazzire. Bene, allora di che parlavo? Ah, ma certo, chiesi al monaco di offrirmi una birra. Il monaco mi ascoltò. La mia voce ferma ed educata perorò la causa del povero mercante. Dissi che non era giusto che si facesse del male a una donna tremante e impaurita e bisognava essere generosi. E così sfoderai la mia spada e feci giurare solennemente al drago che mai e poi mai avrebbe molestato pacifici pescatori. Ora, come potete comprendere tutti voi cavalieri, la morale è questa, che con l'animo umile e con le parole gentili noi possiamo vincere il male. E questa è la riprova. Il campanello del bambino. Ma da dove diavolo viene questo campanellino? Non ne aveva mai parlato. Ora dobbiamo fare una pausa di devozione spirituale. Chi è che interrompe questo momento di devozione spirituale? Sono io, maestà. Una creatura femminile. Guardate, bellissima. Mia cara figliola, dovresti sapere che non è concesso di entrare in questa sala a nessuna damigella. Si tratta di un'occasione speciale. Mi manda la regina. Ah, la regina. Beh, se è la regina che ti manda, allora... Bene, in questo caso eccezionale, ecco. Ma soltanto per questa volta, però, eh? Che cos'è? Ti ho chiesto che cos'è. Sua maestà, la regina ha preparato questo pasticcio per voi. Vostra maestà, vi augura buon appetito. Questo è tutto. Ma che sciocchezze sono mai queste? Mi manda un pasticcio, sebbene sappia che non mi piace affatto. E poi ci sono le prugne, che non le sopporto, non le voglio. Mi ingrazzano, odio tutto questo. Lo vuoi, Lancillotto? Grazie, lo mangio con piacere. Oltretutto, le prugne mi piacciono. Ma non hai sentito? L'ha preparato Ginevra. Oh, non importa, mi piace il dolce. Ti piace? Eccellente. Ma cosa c'è dentro? Forse Ginevra ci ha messo della mostarda. Uno zoccolo di cavallo. Non credo, Lancillotto. Di solito del cavallo si usa il pelo. A volte ci si mette una mosca oppure piuma di cornacchia. Oppure le unghie e anche il becco di un rapace. Ma mai lo zoccolo di un cavallo. Forse è una ricetta nuova. Ginevra. Ginevra. Lancillotto, stai bene? Ginevra! Lo sapevo che un giorno o l'altro quella donna avrebbe avvelenato qualcuno con le sue strane misture. Guardie! Conducete subito il cavaliere nella sua stanza. Toglietegli l'armatura e poi mettetelo a letto, mi raccomando. Dategli la purga due volte al giorno. Bendatelo se ha la febbre.
Vedete cosa fanno le prugne? Ricordo cosa mi accadde la prima volta che mangiai un pasticcio di Ginevra. I miei occhi cominciarono a stralunare e tutto intorno improvvisamente diventò buio. Ginevra! 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 Mua! 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 Ginevra! Ginevra! Mai non vedo l'ancillotto? Ah, già, dimenticavo. Ah, ha mangiato le prugne. Ora come sta? Sta meglio? Non lo sappiamo, sire, no? Io non credo. Pare che gli abbia fatto uno strano effetto. Sì, è vero, è vero. Stanotte, Peggy? No. Allora anche tu hai sentito la voce di quell'ubriaco che gridava il mio nome come fosse impazzito. Ma che cosa sta succedendo in questo castello, Peggy? Quella non era la voce di un ubriaco, era la voce del mio lancillotto. Non capisco perché urlasse così tanto. Che cosa gli era successo? Il pasticcio! Artù gliel'ha dato! Ora basta,
chiamare il re con il suo solo nome. Te l'ho detto mille volte, questa è impudenza. Che cosa? Che cosa hai detto? Ha mangiato il dolce. Oh, questo proprio non ci voleva. Sono disperata, disperata. Adesso smettila. Ha mangiato il pasticcio. Non abbiamo un'altra pozione magica e oltretutto il mago Merlino è partito. E chissà quando tornerà. La vuoi smettere di piangere adesso? Troveremo una via d'uscita, stai tranquilla. Versare lacrime non serve proprio a niente, piccola stupida. Anzi, così diventerai brutta, lo vuoi capire? La notte porta consiglio. Vedrai che domani sarà tutto finito. No, non finirà. Basta! C'è un messaggio per voi. G.L. Ginevra e l'Ancillotto! Solo per finché la pace nel mio respiro non verrà, i cavalier son qui per l'alto amor, mentre io vorrei lenir il mio dolor. Sono io che ho scritto questo breve e grazioso capolavoro, ma sentite come l'Ancillotto me lo sta rovinando. Beh, cosa volete? È un interprete che non vale granché. Ginevra, per te lacrima il mio cuor, per te questa mia canzon d'amor. Ha perso il sonno, la tranquillità, da quando vivo sol, per tua beltà, tua beltà, tua beltà. Ti rendi conto che lei mi ama? Cosa te lo fa pensare? Non vedi tutto questo? Cos'altro è se non il pegno di un amore? Questo è il pegno del suo amore? Certo, lei mi ringrazia per la mia canzone, cioè volevo dire la nostra canzone. Spiegati con più chiarezza, per favore. Alludi forse alle pentole, ai tappeti e all'armadio? Sarebbero questi i suoi pegni d'amore, forse? Ah, stupido cavallo, guardati, guarda. Allora, Ho capito. Vuoi mettere quell'emblema sulla punta della tua lancia, non è vero? Bene. Da questo momento il torneo è sospeso per un periodo di tempo indeterminato. Evviva, lunga vita all'Ancillotto! Ipipurra! Oh no! Ginevra. Come piove. Piove proprio tanto. Forse dovrei stargli vicino. Ma cosa può fare un povero cavallo per l'amore di Ancillotto?
Ginevra. Quando è che la smetti, Lancillotto caro? Che cosa dici? Quando la smetti di importunare la regina? Chi? La regina non ti ama e non ti amerà mai. Quando è che te lo metti in testa? Cosa? Insomma, non ti importa niente di me. Quando? Tu sei perso, è stato un incantesimo. Dove? Qui, nella tua testa. Io ti amo, Lancillotto. Dove? Sei sordo. Io ti amo. Quando? Ora e sempre, Lancillotto. Merlino ti ha fatto un incantesimo. Tu non ami Ginevra. Ginevra? Hai mangiato il dolce destinato a Re Artù. Ginevra, mia adorata. Sei uno stupido. Buon Natale, Vostra Maestà. Oh, siamo già a Natale. Non me ne importa niente. Fammi vedere. Oh, no, Artù. Ogni anno mi fai sempre il solito regalo. Un ferro di cavallo. Ce n'è un altro. Chi me l'avrà mandato? Vediamo. Oh, 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 il mio occhio. Si tratta di una vera e propria persecuzione. Non c'è un cavaliere che possa punire questo stupido. Peggy, aiutami. Sei andata a parlargli? No, non c'è niente da fare. Ci ho provato. Dobbiamo aspettare il ritorno di Merlin. Cosa? Non posso aspettare fino a primavera. Ormai siamo quasi nell'anno nuovo. Miei cari amici, presto l'orologio segnerà le 12 e io faccio l'augurio... E voi tutti, eroici cavalieri, rimaniate qui a corte nel nuovo anno. Ma come mai non vedo Lancillotto? Oh, 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 che tormento questo rumore. Oh, stanno facendo qualcosa in legno. Spero che stiano costruendo la forca per Lancillotto proprio qui sotto la mia finestra. Vai a controllare, Peggy. È davvero bello. Questo è veramente un guaio. Oh! Ginevra! Peggy! Ti salverò io, Ginevra! Oh, aiuto! Sto arrivando, Ginevra, resisti! Ti salverò! Ti salverò, sta tranquilla! No! No! Un vero guaio. Scoccata la mezzanotte. Auguri a tutti per l'anno nuovo. Auguri! Oh, voi guardie del cielo, venite in soccorso di Re Artù e della sua nobile corte. Che cosa vuoi, onorato straniero? Sei forse tu qui a prendere il tuo umile figlio? Ma che cosa fai? Smettila di fare lo stupido, Artù. Non mi riconosci più, sono io, Ginevra. Sì, è vero, hai ragione. Però sei alquanto irriconoscibile.
Forse le vacanze ti hanno stancata troppo. Ti trovo veramente stravolta. Altro che stravolta, sono disperata. Davvero, io non ce la faccio più. Ascoltami, Artù. Possiamo parlare in privato? Oh, ma certamente. Certo che possiamo, cara. Gradisci un po' di montone? Oppure vuoi un bel bicchiere di birra? No, grazie, non voglio niente. Mi devi fare solo un favore. Devi allontanare immediatamente Lancillotto da questa corte. Lancillotto, hai detto? E posso conoscere la ragione, Ginevra? Ebbene, è giunto il momento che io te lo dica. Ormai non sopporto più la situazione. Lancillotto è innamorato di me. Davvero? E come può essersi innamorato di te? Grazie tante, grazie davvero. Vedo che non mi consideri proprio nulla, se non sono degna neanche dell'amore di un verme. Non pensavo a questo. Naturalmente tu sei molto attraente e tutti qui a corte ti ammirano, ma quello di cui mi parli... Lancillotto. Lui si dedica soltanto ai tornei, tutto qui. E naturalmente anche quando combatte ha dei difetti, senz'altro. Ma è innamorato di te. Deve essere cosciente del fatto che tu sei mia moglie, Ginevra. Sono contenta di sentirtelo dire. Ero convinta che te ne fossi dimenticato. Ma Ginevra, anche se sono molto occupato, ti assicuro al 100%... Aspetta che finisca di parlare. Quando mi resi conto che tu non mi amavi più, io... Oh, ascolta. No, ascolta tu. Mi feci fare da Merlino un filtro magico per poter riconquistare il tuo amore. Oh, davvero? Oh, mio piccolo tesoro. Quando Merlino me l'ha mandato, io ho preparato un dolce per te e ci ho messo la pozione. L'hai messo nel dolce? Ora ricordo, quello con le prugne, ma lo sai benissimo che le prugne non mi fanno bene, mi fanno gonfiare. Non sai quanto ho sofferto quando ho saputo che Lancillotto ha mangiato il dolce e così si è innamorato di me. Sì, è vero. Ma allora è comprensibile. Non so più che cosa fare. Sono anni ormai che non ti curi di me. Tu sai che ci sono mille problemi nel regno. Ma adesso devi deciderti, Artù. O mandi via Lancillotto o me ne vado io. Lancillotto? Oh, povero ragazzo. Bene, ho capito. Allora addio. No, aspetta, per amor di Dio, troviamo una soluzione di compromesso. Ginevra... No, nessun compromesso, nessuno! Re Artù, del grande regno d'Inghilterra, seguito come al solito dalla regina Ginevra. Lunga vita il re Artù! Viva il re Artù! Lunga vita il re! Miei cari sudditi, oggi devo assolutamente parlarvi di qualcosa di molto grave, ma ora non mi sovviene. Un momento. Sì, certo, ora me lo ricordo. L'altra notte c'è stato un grave attentato qui nel nostro castello di Camelot. Approfittando del fatto che eravamo impegnati in altre faccende, un drago cattivo è entrato nelle stanze private della regina Ginevra. Oh, un drago cattivo, povera la mia regina. Un drago davvero orribile che con le sue fiamme ha dato fuoco a tutto il mobilio incenerendolo, e vi assicuro che c'erano dei mobili di molto valore a cui era affezionato, ma bisogna anche dire che siamo stati fortunati, perché nessuno è stato ferito. Come vedete, la regina è salva. Oh, ringrazio il signore. Grazie alla misericordia di nostro Signore che è nei cieli, quella belva feroce e malvagia è riuscita a portarsi via solo una pantofola della nostra beneamata regina, invece di portar via lei. Ah, meglio non sentirlo. Perciò con questo decreto esprimo la mia ferma volontà. Io, re Artù, regnante sulla nobile Inghilterra, mi rivolgo ai miei sudditi per proclamare quanto segue. Viva la regina!
Investo il nostro valoroso e coraggioso Lancillotto per tutti i meriti che si è guadagnato. Egli deve scovare e distruggere il non identificato terribile nemico per riportare l'armonia e la fiducia nella nostra corte. Come prova della sua compiuta missione, dovrà riportare la compagna della pantofola rubata alla regina. Egli tornerà qui a corte solo quando la missione sarà compiuta, data e quindi la firma. Non so come ringraziarvi, vostra maestà. È il più grande onore della mia vita. Presto, il mio cavallo! Aspetta un momento, mezzo scemo. Beh, no, volevo dire onorato cavaliere. Torna qui, Lancillotto. Non conosci la pantofola che devi cercare? Che numero di piede ha? Il 36. No, il 36 e mezzo. Molto bene, quindi la sua misura è 36 e mezzo. Tacchi alti, bottoni rinforzati, con pelle all'esterno e pompon. Giuro di fronte al mio sovrano che rispetterò il mio impegno. Ritroverò la pantofola oppure non tornerò mai più a Camelot. Il mio cavallo. Il mio cavallo! Viva Lancillotto! Viva Lancillotto! I nostri eroi vinceranno ancora! Bravo! Bravo Lancillotto! Bravissimo! Lunga vita al Lancillotto! Bravo! Lancillotto, aspetta! Lancillotto! Oh, Lancillotto! Quel povero Lancillotto è uno stupido! Mio caro Artù, hai avuto davvero un'ottima idea. Spedire quel povero Lancillotto alla ricerca di una pantofola uguale a questo. Andiamo dentro, tesoro. Sei proprio un tesoro. Ginevra, 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 è lei il mio amore. Ginevra, Ginevra. Senti una cosa, non potremmo riposarci un po'? È da tanto che sto galoppando. Da queste parti conosco una locanda di prima categoria dove si mangia proprio bene e cucina il cuoco in persona. Perché non ci fermiamo? Niente da fare. Qui fa un freddo che mi tremano le zampe. Ma è qui! È pericoloso! Avanti, vai, vai! C'è un ponte vero a mezzo miglio da qui! Non dobbiamo perdere tempo, su! C'è la tormenta! Non discutere! Pensa ad andare avanti, forza! È davvero un idiota! Ma cosa può fare un cavallo? Dottor Goliath. Oh, questo dottore non deve essere tanto in forma. Oliver, dove stai andando? Cosa? Ho visto il teschio di un cavallo. Ti sei spaventato? Silenzio, non devi urlare, potrebbe sentirti, per l'amor di Dio. Resta pure qui, tu non sei altro che un codardo.
cosa c'è adesso, Oliver? Suona la campanella. Hai ragione, c'è la campanella. Non apriamo a nessuno, andate via. Chiedo scusa, io pensavo di trovare il drago. Mentre lì c'è un cartello dove c'è scritto Dottor Goliath. Non dottore, ma drago. Drago, dragonis, masculinum. Non conosci il latino? Che il diavolo ti porti all'inferno! No, un momento, io lo devo incontrare. Per quale motivo? Io lo devo assolutamente uccidere. Naturalmente con le regole di un combattimento cavalleresco. Ma hai un appuntamento con lui, forse? Sfortunatamente no, ma... Mi dispiace, ma in questo momento non è in casa, Goliath. Io sono qui per le pulizie. Ah, e sa quando tornerà? Più tardi. Beh, allora aspetto qui. Come ti pare. È molto gentile. Ma quale molto gentile? Potevi chiederle di farci aspettare dentro, invece di stare qui al freddo. Mi dispiace, ma io non scendo a patti col nemico. Allora, cosa stai facendo? Su, lavorare! Su, lavorare con più forza! Avanti, muoversi! Sei diventata sorda, forse? Guardare le vecchie storie nella sfera di cristallo. Ancora quello scocciatore! Ma sono stufa, giuro che questa volta ci penso io a trasformarlo. Lo so, mein lieben Fräulein, mi tocca aspettare. Che cosa hai detto, bel cavaliere? Che mi tocca aspettare. Non questo. Ho detto così. No, l'altro. Ah, mein lieben Fräulein, che vuol dire mia cara signorina. Oh, ma perché non me l'hai detto prima, bel cavaliere? Chiedimi pure quello che vuoi, gentile giovanotto. Ecco, veramente io sono qui perché devo incontrare Goliath. Con lui devo assolutamente scambiare alcune parole. Ma è semplice. A lui piace tanto pescare. È andato giù al lago per portare a casa del pesce. Quindi, se me lo permetti, ti mostrerò la strada. Oh, grazie. Allora potremmo usare insieme il cavallo. Oliver? Oh, non ce n'è bisogno. Ho la mia cara e fedele scopa che non mi abbandona mai. Sì? Mi spiace, Oliver, ma questo non è un modo corretto di comportarsi. Ora vieni qui e andiamo al lago, ecco. Va bene, ho capito.
Se ci sarà pericolo, ti difenderò io. Matilde! Eh? Avanti, Oliver! Per Ginevra! Non indietro! Ho detto di andare avanti! Eh? Se hai intenzione di pescare in questo lago, ti sbagli di grosso! Mi hai sentito? Questa è una riserva personale, mi appartiene! È arrivata la tua ora, bestiaccia! Avanti, difendi la tua vita, mostra! No, no, ma che sei impazzito? Fermo, cosa ti salta in mente? Ti prego, lasciami in pace! Non vedi che sono già tutto sudato? Mi fa male! Sono anni che ormai sono fuori allenamento, non puoi! Non mentire, fellone, perché soltanto 2 giorni fa tu hai rubato la pantofola della regina! Che cosa? Che cosa hai detto? Ti hanno ingannato, nobile cavaliere. Io non conosco nessuna pantofola. Tu ne sai niente, Matilde? Non puoi chiedere questo a me. In casa c'è un tale disordine che non si capisce proprio niente, lo sai bene. Allora ce l'hai tu e dammela subito. Ma mio caro figliolo, io non uso quelle cose. E poi che cosa vuoi che me ne faccia di una pantofola femminile? Ora basta, difenditi. Oh, no. Prendi questo. E questo. E quest'altro. Dai, forza, cavaliere! Fagli vedere il tuo coraggio! Ma certo, sì. Si tratta sicuramente di un errore fatale. Vieni qui, vieni da me. Io non ruberei mai una pantofola da donna, mio eroico amico. Non sono mica un feticista. Io ero solito rapire le giovani vergini. Stai mentendo, Manigoldo. Ma cerchiamo di risolvere questa questione pacificamente. Sì, è possibile che qualcuno abbia parlato un po' male di me. Sì. Tu, vigliacco, hai usato deludere la mia regina. Morirai 2 volte per questo. No, e ora dovrai fare i conti con me. Pagherai con la vita il sopruso che hai fatto alla mia Ginevra. Prendi questo. E questo. E quest'altro. Adesso mi hanno proprio stufato. Prendi questo. Tieni. Ora combattiamo a mani nude. Forza, difenditi. Su, alzati e vieni a combattere. Forza! Beh, comincio a essere stufo della tua testardaggine. Smettila con questa commedia o ti prendo calci nel sedere, hai capito? Su, avanti, fatti sotto, codardo. No, Lancillotto, fermati! Smettila, lascialo in pace, quel povero drago innocente. Ah,
Non disturbarmi mentre combatto. Sono qui per dirti che Ginevra ha mentito. Nessuno ha rubato la sua pantofola. Non l'ha rubata a nessuno. Te lo do o non te lo do un bel calcio, testone? Dai, forza, provaci se hai coraggio. Lancillotto, ti prego. Allora prenditi questa pedata. No! Bravo, Goliath! Bravo! No! Io ti amo. Sistemato. Goliath. Ti amo, ti amo. È impazzita. Amore mio. Matilde, Matilde, ma cosa ti succede? Piccolo lucertolino mio, ho voglia dei tuoi bacetti. No, dai, Matilde. Dammi un ma bacetto, cosa fai? Smetti. Un pochino di bacetti. No. Goliath. Peggy, mi vuoi spiegare come mai sei qui? Quando tu sei partito io ti ho seguito. Perché volevo aiutarti, Lancillotto. Davvero, Peggy? Però io non me ne ero accorto. Vieni qui, passerotto mio. Ti voglio tanto bene. No, ferma, ferma, ma cosa fai? No, così mi fai il solletico. Sta ferma, su, ti prego. Ti ho detto che mi fai il solletico. Sta buona. Bacia la tua dolce tenera Matilde, su. Baciami, vigliaccone, che non sei altro. Baciami. Ma guarda voi due, sembrano impazziti. Che cosa gli sarà successo? Anche tu ti sei comportato così, non lo ricordi? Anch'io. Esatto. Il dolce che hai mangiato ti ha fatto impazzire, anche se Ginevra l'aveva preparato per Artù. Ah, ora ricordo, Artù lo fece mangiare a me. Oh, povero drago. Ora andiamocene, Peggy, vieni. Ah, è davvero molto meglio fare duelli con gli esseri umani. Non ti abbandonerò mai, piccioncino mio. Ah, mi conviene darmi alla fuga. Ma no, piccioncino mio, così prendi freddo! Oh no, oh no! Non ti preoccupare, tesoro! Ora ci penso io, caro! Bene! Io ti salverò! Io ti salverò! Ah, vieni! Aiuto! Hai un nuovo taglio di capelli, Peggy? Sì, ti piace? Direi proprio di sì. Ma Lancillotto, hai dimenticato la tua missione? Non ricordi? Il drago e la pantofola. Oh, ormai abbiamo dimenticato tutto. Sia Oliver che io, Peggy. Ma che fai, Oliver? Hai sempre voglia di mangiare. Smettila e cammina. Vedete? Continua a dirmi cosa devo fare. Cosa può fare un povero cavallo? Va bene, tesoruccio. Faccio quello che vuoi tu. Vengo.